La cattedrale di Ancona, dedicata a San Ciriaco, patrono della città, sorge sulla sommità del Colle Guasco, da dove domina la città e il mare. È un esempio di arte romanica, con influenze bizantine e gotiche, che riflettono il lungo periodo di costruzione compreso tra l'XI e il XIII secolo. San Ciriaco sorge sopra il basamento di un tempio dorico, probabilmente dedicato ad Afrodite Euplea, protettrice della buona navigazione. Nel 1017 vi furono trasferiti i corpi dei santi Marcellino e Ciriaco. Su tali fondamenta venne innalzata nel secolo VI una basilica a tre navate, dedicata a San Lorenzo. Sul finire del IX secolo furono intrapresi i primi lavori di ampliamento. Tra il secolo XIII e il XIV, l'antico titolo di San Lorenzo venne sostituito da quello del vescovo e martire Ciriaco, patrono della Repubblica Marinara. Nel sottarco, ai lati, ci sono quattro rilievi che rappresentano i simboli degli evangelisti. Esso ha una profonda strombatura ed è adorno di fasci di colonne reggenti archi ogivali, nel cui giro si trovano busti di santi e animali. E precede il portale romanico gotico di pietra bianca e rossa del Conero anteriore al protiro. Al di sopra del protiro si apre un grande rosone. In alto corrono fasce di archetti pensili. Elemento decorativo presente anche sui fianchi e nella parte posteriore della costruzione. La facciata tripartita è preceduta da ampia scalinata. Al sommo della quale si innalza il protiro romanico gotico.
L'arco del protiro a piano sesto è sorretto da quattro colonne, delle quali due poggianti su leoni di granito rosso di Verona. Sul fianco destro del braccio anteriore della cattedrale vi è un secondo portale romanico, preceduto da un protiro molto semplice. La parte posteriore, dalle linee semplicissime, termina a pianta quadrata. All'incrocio dei bracci si innalza sul basso tamburo dodecagonale, poggiante su una base quadrata, la slanciata cupola duecentesca. All'interno della cattedrale a croce greca troviamo tre navate divise da colonne romane adorne di capitelli bizantini. Gli altari dei due bracci trasversali sono sopraelevati su cripte. Al centro si apre la cupola dodecagonale a costoloni. Le navate mediane dei quattro bracci hanno soffitto carenato in legno dipinto, risalente al secolo XV. A destra della chiesa, isolato, sorge il tozzo campanile, ricordato dal 1314.